Nel video di oggi vogliamo parlare di due termini della lingua giapponese molto utilizzati in ambito scolastico, lavorativo, sportivo o all'interno di ogni gruppo organizzato in Giappone: senpai e kohai, letteralmente primo e ultimo compagno. Senpai si riferisce indicativamente a colui che risulta essere più esperto in un certo ambito, che può essere il membro che sta più in alto nella scala gerarchica per livello di responsabilità o età. Egli offre assistenza, amicizia e consulenza al novellino privo ancora dell'esperienza. Il kohai deve di conseguenza dimostrare gratitudine, rispetto e, a volte in certi ambiti, lealtà e fedeltà. Il senpai agisce simultaneamente come amico e tutore, insegnando al neofita quello che più ha necessità di sapere, riguardante i suoi compiti e doveri specifici, ad esempio all'interno della situazione in cui si viene a trovare, ma anche del comportamento più adeguato e corretto da tenere nelle varie situazioni. È un'autentica forma di disciplina, sia esteriore che interiore. Si utilizza generalmente come termine di rispetto verso una persona più anziana o di grado superiore. Ma in alcune occasioni una persona più giovane può essere anche considerata senpai se le circostanze lo richiedono, ad esempio se una persona più grande è entrata in un'organizzazione o società in un momento successivo rispetto ad una più giovane. Il concetto si basa eminentemente sulla filosofia giapponese e ha permeato fin dai tempi antichi l'intera società. Negli ultimi anni questo tipo di rapporto è diventato piuttosto conosciuto anche in Europa e in Nord America, grazie ad anime e manga, ma anche ai dorama. Vediamo insieme questo rapporto senpai-kohai in vari ambiti. Scolastico. La scuola è il luogo in cui il giapponese medio crea il suo primo rapporto kohai-senpai, dove viene applicato nella sua massima estensione e possibilità. Mediamente il termine senpai viene associato sempre agli studenti di età maggiore, quindi nell'arco scolastico un giovane giapponese sarà sempre stato kohai, avrà sempre avuto dei senpai all'inizio dei suoi studi e sarà egli stesso divenuto senpai col progredire degli anni, per tutti gli studenti più giovani di lui. Ad esempio, negli istituti superiori, gli studenti considerati veterani mostrano di avere un grande potere nella loro qualità di senpai. È comune per il kohai svolgere vari servizi di assistenza per favorire il suo senpai. Un tale rapporto è sempre basato sulla fiducia totale che il kohai prova nei riguardi del suo o dei suoi senpai. E anche se a prima vista può non sembrare, tale rapporto implica obblighi da entrambi le parti. Se è pur vero quindi che il kohai si trova spesso a dover mantenere un comportamento eccessivamente rispettoso, nonché a dover compiere dei veri e propri lavori per il proprio senpai, è anche vero che il compito di quest'ultimo è guidare e istruire il proprio kohai, quasi come ne fosse il mentore, condividendo con lui l'esperienza acquisita col trascorrere del tempo, aiutandolo come meglio può. Sportivo. In ogni club giapponese o scuola sportiva, come può essere ad esempio una squadra di baseball, il kohai è di solito chiamato a svolgere varie mansioni di servizio, anche molto umili, come cambiare la biancheria, tener pulito in ordine l'armadietto e così via per i suoi senpai, oltre che a mostrare la massima reverenza, salutando, facendo il tifo, eccetera. Questo nonostante il fatto che il senpai possa a volte trattare molto severamente il proprio kohai. Il motivo principale di questo comportamento è il fatto che un nuovo membro può diventare un buon giocatore obbedendo e seguendo gli ordini del proprio allenatore o capitano, e solo in tale maniera può sperare in futuro di divenire responsabile e cooperativo. Molto spesso al kohai non viene permesso di praticare attivamente lo sport fino a quando non diventa egli stesso senpai. Al di fuori del Giappone, poi, il rapporto maestro-discepolo rientra solo all'interno dell'insegnamento delle arti marziali e si applica con la graduatoria per anzianità ed esperienza, attraverso l'uso di un differente colore nella cintura che viene utilizzata. Il colore in tal caso indica il grado, il massimo è quello di cintura nera. Lavorativo. All'interno di molte imprese ed aziende giapponesi, lo stipendio e la posizione del lavoratore sono altamente dipendenti dall'età. Pertanto, i più anziani si trovano generalmente a stare nelle posizioni più elevate e a ricevere quindi anche una paga più sostanziosa rispetto ai loro subordinati. Il rapporto senpai-kohai è una pietra miliare nelle relazioni umane all'interno del mondo degli affari. Ad esempio, durante le riunioni importanti, il dipendente di livello inferiore si deve sedere sulla sedia più vicina alla porta ed è noto come Shimoza, letteralmente sede inferiore, mentre il più anziano è seduto vicino ad un ospite importante in una posizione denominata Kamisa, letteralmente posto d'onore. Durante questi incontri, la maggior parte dei dipendenti non è chiamata ad esprimere un parere, ma solamente a dare il proprio assenso nelle proposte dei superiori, creando così una sorta di complicità tra il kohai e il suo senpai. Possono esprimere le proprie opinioni solo dopo averne ottenuto il consenso da parte dei più anziani ed influenti all'interno del gruppo. Anche se profondamente radicato nella società, ci teniamo a precisare che negli ultimi anni vi sono stati cambiamenti all'interno delle organizzazioni scolastiche ed aziendali per quanto riguarda il rapporto senpai-kohai. Nel mondo scolastico, infatti, i giovani non sembrano ormai mostrare più così tanto rispetto nei confronti degli studenti solo perché più anziani. Di conseguenza, anche il rapporto senpai-kohai si è fatto più superficiale. Forse ciò è causato dal numero sempre maggiore di studenti che vanno a studiare all'estero, ma anche da studenti
studenti stranieri che vengono a studiare in Giappone, il fatto che si viaggi molto più spesso e che le ideologie dei vari paesi si stanno mescolando con quella nipponica. Nel mondo del lavoro questo cambiamento è stato molto più veloce. Quando la crisi economica degli anni 90 ha causato un alto livello di disoccupazione, includendo anche il licenziamento improvviso di dipendenti d'alto rango. Da allora molte aziende hanno cominciato a considerare in primo luogo le competenze dei dipendenti piuttosto che l'età o il rispetto sociale. Infine, molte società hanno dovuto ristrutturare quasi da zero il proprio sistema di promozione e stipendi, così che si è generata una perdita di influenza da parte dei più anziani all'interno della gerarchia sociale. Speriamo di aver fatto chiarezza sul legame senpai-kohai. Cosa ne pensate? Lo avevate già visto in alcuni anime e manga, vero? Scrivetecelo nei commenti!